Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6. In primo piano c'è l'arrivo, l'approdo della fregata Maestrale questa mattina al porto di Ortona, ultimo viaggio dopo 30 anni. La fregata Maestrale resterà a Ortona per 4 giorni e sarà possibile appunto visitarla. Questa mattina una nostra troupe ha appunto aspettato, ha accolto l'arrivo, l'approdo della fregata. Una giornata storica per l'Abruzzo e per il porto di Ortona. Pochi minuti fa l'attracco qui al molo nord del porto ortonese della fregata Maestrale, eccellenza della Marina Militare Italiana, che dopo 30 anni di onorato servizio va a riposo 3 giorni in Abruzzo per farsi conoscere e per far vedere tutte le bellezze di una nave militare, fiore all'occhiello della nostra difesa. C'è anche un significato particolare per l'inizio proprio da Ortona, che è stata una città simbolo nella guerra. Sì, effettivamente le operazioni nelle acque antistanti Ortona sono state intense, ci sono stati molti nostri, possiamo dire, eroi che hanno combattuto in queste acque, e quindi è giusto iniziare la campagna salutando Ortona. Parliamo di una nave militare, di una nave che, come possiamo vedere, è dotata di sistemi di difesa importanti, particolari. Vogliamo, anche se brevemente, descrivere le caratteristiche di questa nave? Questa è un'unità multiruolo, è il primo esempio di unità multiruolo, possiamo dire, nella storia delle marine alleate. Negli anni 80 fu presa questa decisione, qualcuno degli alleati la criticò all'epoca. In realtà si è rivelata una scelta di successo, perché, come appunto detto prima, nave Maestrale, così come le gemelle della classe Maestrale appunto, ha potuto compiere diverse missioni di varia natura, tutte con successo grazie ai sistemi che gli consentivano di fronteggiare tutti i tipi di minaccia, dalla minaccia subacquea a quella aerea a quella di superficie. Salutare la popolazione, lei diceva, in questi 3 giorni ci saranno tanti incontri con i ragazzi delle scuole. Sì, ovviamente cogliamo l'occasione per far conoscere la Marina, i suoi uomini, i suoi mezzi ai giovani, a chi potrebbe un giorno intraprendere questa carriera. Faremo delle conferenze, ci saranno conferenze, ripeto, a sfondo storico per ricordare il centennale della Prima Guerra Mondiale, e con la stessa occasione mostreremo appunto ai ragazzi cosa vuol dire essere un marinaio. E ora la cronaca, assalto al bancomat della Banca Toscana di Villa Raspa di Spoltore, dove ignoti hanno tentato di fuggire con il bottino prima di desistere e lasciare la cassaforte. L'episodio sarebbe collegato ad uno simile accaduto sempre la notte scorsa a Montesilvano. Un vuoto nella notte che ha fatto scattare le telefonate dei residenti di Via Italia a Villa Raspa di Pescara alle 3:30. Svegliati dal frastuono, dopo aver chiamato i carabinieri, hanno scoperto che tutto era dovuto ad un tentato furto aggravato alla sede della banca Monte dei Paschi di Siena. Il modus operandi ripercorre quello di Canosa Sannita, avvenuto 2 giorni fa, un carro attrezzi utilizzato per portare via il bancomat con le banconote. In questo caso i carabinieri hanno ricostruito la scena anche con l'aiuto delle telecamere di sorveglianza, che hanno filmato tutto. Prima hanno sfondato il bossolotto dell'istituto di credito e poi, con un lungo cavo d'acciaio, hanno legato lo sportello di prelievo. Ma la fretta e l'allarme attivato hanno rovinato i piani, facendo scappare i malviventi senza refurtiva. Gli uomini della compagnia di Pescara hanno poi ritrovato il carro attrezzi abbandonato poco lontano dalla sede della banca, in via Fellini. Intanto lo sportello bancomat è stato preso in consegna dai carabinieri in attesa che venga aperto. Non è certo ancora che possa essere recuperato il denaro contenuto, poiché l'allarme interno allo sportello potrebbe aver fatto scattare l'inchiostro utile a segnare le banconote e dunque in quel caso sarebbero inutilizzabili. Il Monte dei Paschi di Siena di Via Italia intanto ha messo al lavoro gli uomini della sicurezza per ripristinare quanto prima la sede, che nel frattempo resterà aperta al pubblico, dunque funzionante grazie alla presenza di forze dell'ordine nel corso degli orari di apertura. Secondo le previsioni occorreranno 2 settimane per ripristinare la sicurezza della sede.
Il controesame del chimico Lino Prezioso, uno dei due consulenti nominati dalla difesa, ha caratterizzato oggi l'udienza davanti al GUP del Tribunale di Pescara Maria Carla Sacco relativa al procedimento bis sulla mega discarica di rifiuti tossici rinvenuta nel marzo 2007 a Bussi sul Tirino in provincia di Pescara. Gli imputati che hanno chiesto e ottenuto di essere giudicati con il rito abbreviato condizionato all'audizione di esperti in materia ambientale sono accusati di distribuzione di acqua avvelenata. Si tratta di Giorgio D'Ambrosio, all'epoca dei fatti presidente dell'ATO, Bruno Catena, all'epoca presidente di HSPA, Bartolomeo Di Giovanni, direttore generale dell'ACA, Lorenzo Livello, in qualità di direttore tecnico dell'HSPA, e Roberto Ringione, responsabile del servizio SIAN dell'ASL di Pescara. Il perito ha sostanzialmente ribadito la tesi illustrata nella precedente udienza, e cioè che non c'è stato nessun superamento dei limiti di contaminazione dell'acqua alla distribuzione. Da parte sua il PM Annarita Mantini ha messo in rilievo delle incongruenze su quanto sostenuto nella perizia. La prossima udienza si terrà il 10 novembre alle ore 12 per il confronto tra i periti della difesa e dell'accusa. E parliamo ora di ricostruzione. Previsti nella prossima legge di stabilità nuovi fondi per la ricostruzione pari a 4 miliardi di euro spalmati nel triennio 2006-2012. Attesa ora per il via libera alla legge che arriverà nelle prossime settimane. Si riaprono i rubinetti dei fondi per la ricostruzione post terremoto. Ammonta a 4 miliardi spalmati nel triennio 2016-2018 la somma messa a disposizione dal governo nella legge di stabilità, mentre un altro 1,8 miliardi è previsto per il biennio 2019-2020. È uno degli elementi che più interessano al capoluogo e al cratere sismico, contenuti in quella che una volta veniva chiamata legge finanziaria, dove l'Aquila è citata tra gli importi da scrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali. Se il buongiorno si vede dal mattino, è altrettanto vero che prima di cantare vittoria è necessario che arrivi l'approvazione definitiva dai due rami del Parlamento, dove già in passato tutti si sono detti favorevoli ad accelerare i processi di ricostruzione, salvo poi scontrarsi con piacevoli sorprese, specialmente da alcuni partiti nelle commissioni bilancio. Per il 2020, però, per il governo Renzi, la ricostruzione potrà verosimilmente ritenersi conclusa, considerata la dotazione finanziaria prevista nella legge, dove sono stati inseriti anche residui di somme relativi ad annualità passate e non ancora impegnate. Se per l'ufficialità di queste somme però ci sarà da aspettare ancora qualche settimana, è previsto a giorni invece la pubblicazione da parte del Comune del 13° elenco contenente i nominativi dei beneficiari del contributo per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma. Per ora i 150 milioni sono previsti secondo il principio di competenza, quindi disponibili solo su carta, mentre per il principio di cassa sarà necessario un secondo atto che riguarderà però anche la ricostruzione delle unità immobiliari situate nelle frazioni, in molti casi all'anno zero, dal punto di vista della rinascita post-sisma. Ora andiamo a Chieti, giornata quella di oggi contraddistinta dal Consiglio Comunale. Tra gli argomenti affrontati, l'installazione di parchi ZTL in pieno centro. Consiglio Comunale a Chieti, all'ordine del giorno l'introduzione dei varchi elettronici nelle aree ZTL. Le prime contestazioni nascono dal PD, che chiede di rivedere insieme ai commercianti la loro attivazione e le modalità di applicazione. Noi critichiamo questa delibera di fatto perché non riesce a mettere insieme le commercianti e dei cittadini in una visione generale della città. Questo è il vero tema e problema, non che le ZTL non sono utili al centro storico, ma invece vanno rese diciamo normativamente accessibili e fruibili a tutta la città. Forza Italia spiega che esiste un limite di tempo entro il quale far partire la loro attivazione, che potranno essere applicate modifiche anche dopo l'attivazione. Le modifiche sono state apportate in commissione con un lavoro ben fatto e con proposte fatte sia dalla minoranza che dalla maggioranza e da tutti i partiti. È stato presentato un maxi emendamento, sono state migliorate la proposta fatta dagli uffici e col parere favorevole del comandante dei vigili urbani. Abbiamo finalmente in dirittura d'arrivo questo che è stato appena approvato positivamente, questa ZTL con i varchi, in cui c'è una nuova innovazione tecnologica già presente in molti centri storici italiani, che ha anche il controllo non solo dell'autorizzazione a passare, ma anche se sono targhe nere, ovvero senza assicurazione, addirittura rubate.
Infine il Movimento 5 Stelle che si astiene dal voto per avere una visione più completa del caso. Noi abbiamo già espresso la nostra posizione in commissione e l'abbiamo ribadita qui oggi. Ci siamo astenuti dal votare questo provvedimento perché è un provvedimento che è da inserire all'interno di un discorso più ampio e più generale che riguarda la creazione della Smart City qui a Chieti e soprattutto del pacchetto City Logistic che dovrebbe interessare di più i commercianti delle zone, no? Interdette al traffico tramite la ZTL, ed è ovvio che senza conoscere nel dettaglio quel tipo di progetto sarebbe come dire, erroneo votare questo provvedimento. Il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, con decreto ha nominato presidente e componenti del CDA dell'azienda speciale multiservizi Chieti Solidale. Il neopresidente è Alfiero Corbo, i quattro componenti del CDA sono Panfilo Orsini, Giovanni Ciccone, Sara Madrigale e Alessandra Picciani. Sempre a Chieti, approdata nuovamente in Consiglio Comunale, la protesta dei dipendenti degli istituti riuniti San Giovanni Battista, preoccupati per il loro futuro occupazionale. Protestano i lavoratori degli istituti riuniti San Giovanni Battista di Chieti, due mesi senza stipendi e una situazione patrimoniale ingarbugliata. Noi ad oggi siamo debitori per circa 2 milioni di euro nei confronti dei fornitori esposti alla Cassa del Risparmio di Chieti per 770 mila euro e quindi siamo in una situazione debitoria molto pesante. Nel contempo però avanziamo dei crediti da parte della ASL di Chieti e dei comuni che fanno parte del comprensorio di circa 2 milioni e 400 mila euro. Per cui se le persone preposte all'amministrazione della cosa pubblica facessero le cose come debbono essere fatte, devono essere svolte, snellirebbero un pochettino l'iter della compartecipazione dei comuni che devono pagare la loro quota retta nei nostri confronti, noi sicuramente non ci troveremo in questa situazione. 70 persone che oggi, dopo 24 ore di manifestazione, chiedono attenzione anche al primo cittadino per non sentirsi invisibili, visto che continuano a fare il proprio lavoro per non creare disagi agli anziani che necessitano assistenza. La cosa che a me come rappresentante della RSU fa specie è che la nostra protesta da ieri, noi siamo fermi davanti all'istituto, nessun componente della giunta comunale, nessun componente politico della giunta regionale è venuto perlomeno a darci un sostegno morale. Non chiediamo che loro ci risolvano i problemi dall'oggi al domani, ma perlomeno un sostegno morale alle persone che ci rappresentano nella nostra città l'avremmo desiderato. Grazie. Gli addetti delle case di riposo di Chieti possono stare tranquilli, i loro posti di lavoro non saranno toccati, esordisce così il consigliere regionale del PD Camillo D'Alessandro, che poi spiega: la giunta regionale approverà una delibera che modifica il regolamento vigente, grazie ad essa i pagamenti verranno affidati alle ASL che hanno una tradizione di esperienza e speditezza per questo tipo di incombenze. Successivamente il regolamento sarà portato all'approvazione della quinta commissione consigliare, poi occorrerà la pubblicazione sul Bura e quindi diventerà operativo. Contiamo di portare tutto a compimento entro una decina di giorni, prosegue sempre D'Alessandro, che poi conclude: la situazione si sta avviando verso la normalizzazione, occorre pazientare soltanto qualche giorno. E ora una notizia che viene dall'Aquila e da Avezzano, una circolare diffusa dall'Istituto Tecnico Industriale di Avezzano e dall'Accademia di Belle Arti dell'Aquila vieta studentesse e professoresse di indossare tacchi superiori ai 4 cm. Niente tacchi a scuola. A dichiarare guerra ai tacchi a spillo è l'Istituto Tecnico Industriale di Avezzano, già conosciuto per la guerra a minigonne e pantaloni a vita bassa. La circolare che vieta alle studentesse e alle professoresse di indossare tacchi superiori a 4 cm è motivata da ragioni di sicurezza. La preside Anna Manzi, per tanti anni alla guida dell'Istituto Tecnico Industriale dell'Aquila, ha parlato di una seria esigenza per insegnare agli studenti prevenzione ed educazione. Per i professori si tratta però di una decisione eccessiva e anche gli studenti hanno più di una perplessità. Secondo me questa iniziativa sui tacchi non prende bene i problemi della scuola, e infatti bisognerebbe pensare ad altri problemi come le finestre che sono rotte, la pulizia delle aule. La stessa circolare però è arrivata anche all'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, dove addirittura si raccomanda agli studenti di non scendere le scale con le mani in tasca.
Sono norme preventive sulla prevenzione degli incidenti, si affrettano a spiegare preside e responsabile della sicurezza. La scuola, precisa la Manzi, è una comunità educante. Qualora le direttive non fossero rispettate, nessuna sanzione, ma solo un richiamo verbale. Si chiama Abruzzo Quality, l'obiettivo è di promuovere prodotti e territori della nostra regione attraverso vetrine che superano varchi regionali e nazionali. Turismo ed enogastronomia pensati come binomio inscindibile di promozione verso i nuovi mercati. L'idea ricalca l'Expo di Milano, ovvero quella di offrire un'esposizione di lungo termine, dove mettere in mostra le tipicità abruzzesi, toccando tutti i territori punto per punto. L'atmosfera dovrebbe essere quella dell'Expo, però con in più la vendita. Cioè noi in questi musei creeremo in questi stand il posto dove si espone, il posto dove si promuove, il posto dove si fa laboratorio didattico e il posto dove si vende. E chi verrà a gestire questi stand sarà lui che potrà vendere i suoi prodotti e promuovere direttamente se stesso. Ovviamente sotto un brand unificato, che è un grande sistema di certificazione di qualità, che intende riprendere l'idea dell'Abruzzo 100%, del Made in Abruzzo. Al concetto di esposizione poi si aggiunge quello delle cosiddette porte, luoghi pensati per creare un varco verso nuovi mercati, mercati di riferimento analizzati e giudicati apprensibili per le tipicità abruzzesi. Si tratta di tre assi, Roma, la macroregione ionica e gli abruzzesi nel mondo. Per ognuno di questi target è stata pensata una strategia apposita. Pescara intanto apre la porta nel Museo del Gusto nella storica Via delle Caserme. Queste porte, di cui praticamente noi ce ne siamo in questo momento dentro una di queste, che è il Museo delle Genti d'Abruzzo, che è una porta considerata verso i Balcani, è invece in realizzazione a Carzoli, proprio sull'uscita dell'autostrada di Carzoli, e quella è la porta su Roma, sulla direttrice Tirreno-Adriatica, che è la direttrice principale di flusso sia commerciale sia turistico della nostra regione. E poi ci saranno altre due porte che però non ancora sono state identificate, che dovrebbero essere una a sud e una a nord della regione. Il noto conduttore televisivo Giancarlo Magalli ha vinto la 14ª edizione del Tralcetto d'Oro dell'Amicizia, un premio istituito in ricordo appunto della grande amicizia tra Ciccio Zaccagnini e l'avvocato Peppino Prisco, entrambi combattenti in Russia durante il secondo conflitto mondiale. È stato assegnato a Giancarlo Magalli, noto conduttore di programmi televisivi di successo, la 14ª edizione del Tralcetto d'Oro dell'Amicizia, premio istituito a ricordo della grande amicizia tra Ciccio Zaccagnini, padre del noto imprenditore vitivinicolo Marcello, e l'avvocato Giuseppe Prisco, entrambi combattenti in Russia nel secondo conflitto mondiale con il battaglione Alpini L'Aquila. Nell'albo d'oro della manifestazione figurano i nomi di Sergio Zavoli, Roberto Gervaso, Gianni Letter, Manno Olmi, Gigi Proietti ed altri. Beh, l'amicizia è una cosa fondamentale che in Italia viene spesso interpretata in maniera maliziosa. Gli amici degli amici, tutte sono in genere, l'amicizia nasconde spesso in Italia, serve, è un nome che serve a coprire connivenze. In realtà l'amicizia, quella vera, quella genuina, quella spontanea, è una cosa bella, perché è forse l'unico tipo di sentimento reciproco che non ha corrispettivo, non ha niente in cambio, perché già l'amore è qualcosa in cambio vuole. Esatto, ma quello che ha detto appunto prima il maestro Magalli è quello che l'amicizia non è legata a nessun vincolo, né un patto di sangue, né un patto economico, nasce da un mistero. Non chiede niente in cambio, se non altra amicizia. Esatto. Ed ora apriamo la pagina sportiva andando a vedere i risultati della 10ª giornata di Serie B. Le partite si sono giocate alle 20:30, sono finite dunque da poco più di un'ora. Tutte le partite tranne che ovviamente Novara-Pescara, che si doveva giocare ieri sera ma è stata rinviata per nebbia. Ne parleremo più tardi nel corso di questa pagina sportiva. Allora, Avellino-Ascoli 3-0, Cesena-Como 3-1, Crotone-Brescia 1-1, Latina-Ternana 1-2.
2, Modena Spezia 1-1, Perugia Cagliari 0-0, Provercelli Bari 0-1, Trapani Vicenza 1-2, Virtus Entella Livorno 0-0, Virtus Lanciano Salernitana 2-2, un pareggio di rimonta per la Virtus che era andata sotto per la doppietta di coda, ma poi è arrivata un'altra doppietta, quella di Antonio Piccolo, per salvare in qualche modo la Virtus Lanciano. La classifica in testa resta il Crotone con 21 punti, il Cagliari che ha pareggiato anch'essa a Perugia, dunque mantiene un punto di ritardo sul Crotone, 20 punti per il Cagliari, ma la squadra di Rastelli viene agganciata dal Cesena, dunque nella parte alta della classifica c'è un compattamento, diciamo così, delle forze. Sale a quota 18 il Bari al quarto posto, poi Livorno 17, Spezia 16, guardate il Pescara, 15 punti. Un'eventuale vittoria a Novara avrebbe permesso al Pescara di salire al quarto posto, però Pescara con una partita in meno al pari del Novara. Vicenza e Brescia 14 punti, Latina e Trapani 13, Novara e Virtus Entella 12, Perugia e Modena 11 punti, poi ci sono ben 5 squadre 10 punti, sono Virtus Lanciano, Avellino, Ternana, Ascoli e Salernitana. Provercelli 8 punti, chiude il Como con 6 punti. E ora spazio alle immagini dallo stadio Guido Biondi di Lanciano. Formazione a sorpresa per il tecnico Roberto D'Aversa, che nel tridente d'attacco ha scelto Manuel Turchi con Ferrari e con il rientrante Piccolo. A centrocampo la novità è Vastola insieme con Di Cecco e Paghera, in panchina Zeduardo. La novità più rilevante poi in difesa, assieme a quella di Turchi in avanti, perché De Silvestro è il deputato a sostituire Mammarella e non Di Matteo, che finisce in panchina. Conferma per Rigione al centro della difesa al posto dell'infortunato Aquilanti. Nella Salernitana parte titolare Bovo e poi il tridente d'attacco con Gabbionetta, con Coda e con Troianiello. E Coda è il protagonista dell'inizio della partita. Al sesto minuto questo suo fendente sorprende del tutto Aredità, che resta incomprensibilmente di sasso, e già dunque dopo sei minuti la Salernitana è in vantaggio, ma è un avvio shock per la squadra di D'Aversa. Serpentina di Gabbionetta, il suo sinistro a pelo d'erba, bloccato questa volta da Aredità, che è più attento, ma la Virtus è nel pallone, sbaglia il retropassaggio De Silvestro, regala la sfera a Coda che ne approfitta, conclusione anche abbastanza centrale, ma anche in questo caso Aredità non dà il 100% e si fa un po' sorprendere. Dunque dopo 13 minuti la Virtus è sotto già di due gol, sembra poter prendere un'imbarcata la squadra frentana, che invece avrà la forza di reagire, la forza di rifarsi. Vedete, Torrente dice usiamo la testa, ma evidentemente non ce la faranno i suoi giocatori, che non riusciranno a gestire bene il risultato. Piccolo, grande protagonista della rimonta, mette in mezzo un pallone, c'è l'anticipo sotto porta, ma la Virtus continua a giocare con De Silvestro, la palla che passa e arriva a Ferrari a tu per tu con Stracoscia, interviene Stracoscia ma nulla può sul tap-in di Piccolo. Al 26esimo dunque approfitta di questa voragine della difesa della Salernitana la Virtus Lanciano, passaggio di De Silvestro, la palla arriva a Ferrari che scappa ad Emperor, disastroso anche questa sera, e poi Piccolo raccoglie il tap-in sulla respinta di Stracoscia. Dunque spirali già di rimonta a metà primo tempo per la Virtus Lanciano, che però è in difficoltà ancora sulle serpentine di Denison Gabbionetti, il brasiliano irresistibile, entra in area, ancora il diagonale, stavolta Aredità para molto bene, ci arriva e Amenta sbroglia in calcio d'angolo, sempre irresistibile in velocità Denison Gabbionetta. Si va alla ripresa e c'è subito l'episodio che porta al pareggio la Virtus Lanciano, c'è un fallo di mani su una conclusione dal limite dell'area, il gioco viene fermato anche se Piccolo sarebbe andato in gol, ma il fischio c'è ben prima. Fallo di mano, calcio di rigore che Piccolo trasforma spiazzando Stracoscia che si butta alla sua sinistra. Piccolo
invece sceglie l'altro angolo e dopo il rigore decisivo segnato contro il Como al 90esimo, un rigore da 3 punti, questo è un rigore che vale il pareggio per 2-2. La gara però resta viva e pimpante, c'è questa palla gol ancora per la Salernitana, un salvataggio sul secondo palo ai danni di Troianiello. Ancora Pestrin che era entrato in campo alla fine del primo tempo al posto di Bovo che non era al 100%, Coda qui non riesce a segnare la sua tripletta, risponde la Virtus, cross di De Silvestro, c'è una mezza incertezza, anzi diciamola fino in fondo, una papera di stracoscia, ma Ferrari non riesce a rovesciare in porta. Qui vediamo il pasticcio di stracoscia, Ferrari prova a rovesciare dalla corta distanza ma alza la mira, non era neanche facilissimo. Qui siamo alla fine della partita, dunque 2-2 al Biondi tra Virtus Lanciano e Salernitana, e andiamo ad ascoltare anche le dichiarazioni nell'immediato dopo partita del tecnico frentano Roberto D'Aversa. Sapete che non mi piace parlare di fortuna, però penso che con un pizzico di fortuna alla fine avremmo anche potuto portarla a casa una vittoria dell'incredibile per come si era messa per i primi 15 minuti di pura follia, però devo comunque fare i complimenti ai ragazzi perché recuperare una partita in questa maniera non è semplice e non è da tutti, quindi partire dal presupposto che siamo un'ottima squadra, che le altre squadre avversarie devono far fatica, fanno fatica per batterci, quindi però da qui dobbiamo migliorare, dobbiamo limare ancora tanti piccoli errori che ci portano magari a subire 2 gol come oggi che non ci possiamo permettere. Io penso che sotto questo aspetto della questione di gruppo, di squadra, non ci deve essere bisogno di una prestazione, del fatto di andare sotto di 2 gol per poi recuperarlo. È chiaro che è un vantaggio per noi, i ragazzi sanno che lì dove si gioca da squadra la possibilità di fare risultato aumentano, e questo per le caratteristiche della Virtus Lanciano non devono mai venire meno, poi i risultati vengono di più o di meno, ma sotto l'aspetto caratteriale questo non possiamo venire meno, bisogna migliorare sotto alcuni aspetti tecnici, anche nella determinazione e cattiveria nel far gol, perché sul due pari abbiamo avuto altre 3 occasioni per far gol e lì bisogna avere più fame per portare a casa quel risultato che tutti quanti noi vorremmo, ma dipende spesso e volentieri da noi. E ora parliamo di Pescara, in particolare con la notizia che si è diffusa questa mattina, ovvero le dimissioni da amministratore delegato e da componente del CDA della Delfino Pescara di Danilo Iannascoli, che però per il momento resta all'interno della compagine societaria. Terremoto annunciato nel Pescara. Dopo i rumors delle ultime ore, questa mattina è arrivata la conferma ufficiale. Danilo Iannascoli si è dimesso da amministratore delegato, il numero 2 della società biancazzurra, e da consigliere del sodalizio adriatico, restando come semplice socio. Alla base della decisione dissidi con il presidente Daniele Sebastiani. Domani sera in programma l'assemblea dei soci, a cui Danilo Iannascoli non parteciperà. All'ordine del giorno ci sarà l'approvazione del bilancio al 30 giugno del 2015. Iannascoli da diverse settimane si era volutamente defilato, non seguendo più le partite dei biancazzurri sia in casa che in trasferta. Nelle prossime settimane si capirà se le dimissioni da amministratore delegato precluderanno ad un'uscita di scena definitiva di Iannascoli o se, come sembrerebbe, il tutto sia finalizzato al rilancio con un'offerta per rilevare l'intero pacchetto azionario del Pescara. Come noto, Danilo Iannascoli è anche patron del Pescara Calcio A5, squadra campione d'Italia in carica. E ieri si sarebbe dovuto giocare l'anticipo della 10ª giornata tra Novara e Pescara, ma a vincere è stata la nebbia che ha imposto il rinvio. Poi non è stato trovato l'accordo tra le società e la Lega, quindi rinvio a data da destinarsi. Un disagio comunque per la squadra venire a Novara, non giocare, tornare a Pescara e poi prepararsi per la gara di sabato? Sono casi che capitano, quindi purtroppo ti devi adattare un po' a quelle che sono le circostanze, quindi staremo a vedere. Adesso può essere un vantaggio, può essere un vantaggio, non posso dire niente dai, di fronte a queste cose che cadono improvvisamente, e quindi che non è colpa né del Pescara né del Novara, nemmeno del pubblico. Non è che si potesse iniziare una partita che magari vedevano i giocatori e mentre il pubblico non vedeva niente. Diceva Giorgio Repetto però che giocare
partite in notturna in determinati campi, in determinati periodi di tempo, può creare dei problemi. Vabbè, ma le partite vengono stabilite adesso, a parte gli anticipi, un po' le cose che ci sono state con l'allungamento del campionato, perché non è iniziato, uno non può prevedere quello che può succedere dopo sei mesi, insomma, dipende dal Padre Eterno. Bruno che sta mangiando, scherziamo un po', Alessandro, insomma, questa sera è andata così, almeno adesso un bel piatto di pasta ci esce. Ora abbiamo consumato parecchi carboidrati, quindi ci dobbiamo rinforzare. Alessandro, prima di lasciarti a questo piatto di fusilli, dal campo era veramente impossibile. No, non si vedeva nulla, non si vedeva nulla, quindi era inutile anche cercare di provare a iniziare la gara. Certamente non si può rischiare di ritornare qui domani sera e magari avere la stessa situazione, quindi avevamo provato a farla un po' prima, però ci sono problemi di ordine pubblico, di organizzazione, quindi si rinvia a data da destinarsi. Situazione comunque difficile, questa sera era impossibile giocare, Presidente? Non si vedeva nulla, anche se poi alla fine si è alzato un pochettino, ma adesso è già di nuovo come all'inizio, quindi era impossibile. Questa sera era davvero impossibile, giocare dalla tribuna non si vedeva nulla? Non si vedeva nulla dalla tribuna e anche sotto al campo porta a porta non era possibile. E quali sono stati i problemi logistici che diciamo avrebbero impedito di giocare domani? C'era un problema in albergo, è vero, questo abbiamo saputo in tribuna stampa. Per il Pescara? Sì. Non mi pare. Non c'era, qualcuno aveva detto che il Bari era nello stesso albergo del Pescara questa sera? No. Però c'era un problema per trovare un albergo, perché quello era pieno dove era oggi il Pescara probabilmente. Non penso che il problema era l'albergo per il Pescara. E ora parliamo di Lega Pro, ma prima di parlare di fatti di campo parliamo di inchieste sportive, perché come vi abbiamo annunciato nel corso della seconda edizione del TG6 in serata era attesa la sentenza del Collegio di Garanzia del CONI sui ricorsi del Teramo, del Savone e poi anche degli altri personaggi coinvolti nella vicenda sulla presunta combine di Savona-Teramo. Ecco qui la sentenza in sostanza. Tutte le inibizioni sulle posizioni personali restano invariate, quindi anche quella per il presidente del Teramo Luciano Campitelli, 3 anni e 100.000 euro di ammenda, Marcello Di Giuseppe 4 anni e 100.000 euro di ammenda, idem per l'ex dirigente aquilano Ercole Di Nicola. Però c'è stato l'accoglimento dei ricorsi di Teramo e Savona, quindi come leggiamo, il CONI, il Collegio di Garanzia, ha rinviato al giudice di appello perché questi rinnovi la sua valutazione in ordine alla sussistenza di circostanze aggravanti, cioè i 6 punti di penalizzazione. Tradotto, la Corte federale d'appello dovrà ripronunciarsi dovrà praticamente lenire, decurtare i punti di penalizzazione ai danni del Teramo e anche del Savona. Quindi un processo che riprenderà, ma è comunque una buona notizia per la società del Teramo. Non ci sono buone notizie per l'Aquila, perché riprendendo sempre la sentenza, andando nella parte bassa, lo leggiamo, ha infine respinto il ricorso dell'Aquila e questo vuol dire che resta un punto di penalizzazione per la società aquilana, un punto di penalizzazione inflitto non per la vicenda Savona-Teramo ma per la vicenda relativa alla Torres e il coinvolgimento dell'ex dirigente Ercole Di Nicola. Ma ora andiamo ad ascoltare un estratto della trasmissione Pro Teramo condotta da Jacopo Forcella con l'intervento dell'avvocato, del legale della Teramo Calcio, Edoardo Chiacchio. Il Teramo rimane in Lega Pro, ma per i 6 punti di penalizzazione, quindi per le circostanze aggravanti che hanno portato alla penalizzazione, ulteriore penalizzazione, si rimanda alla Corte federale d'appello, che dovrà valutare i 6 punti di penalizzazione, quindi mi pare scontato lo sconto, perdoni il gioco di parole. Abbiamo letto bene? No, è una lettura precisa, analitica, e che corrisponde esattamente alla verità. In verità noi abbiamo rinunciato alla domanda principale, vale a dire quella di ammissione in Serie B, quindi non è che rimane in Serie B, abbiamo anche rinunciato noi a questa domanda. Sì. Si rende invece l'affermazione della subordinata, che è stata accolta, l'unica domanda accolta. Tra tutti i ricorsi di oggi, l'unica accolta è stata solo quella del
Teramo e di Savona, naturalmente. Sì. Qui c'è un nuovo processo in Corte Federale d'Appello, quale dovrà essere valutata, rivalutata la sanzione della penalizzazione. Quindi, avvocato, chiedo scusa, possiamo partire a beneficio di chi, dei tifosi del Teramo, dal presupposto che i 6 punti comunque non saranno più 6, presumibilmente? Saranno io di meno? Si può essere fiduciosi per una riduzione della sanzione, certamente. Bisogna rideterminare la pena. Ok. È un qualcosa che avevo già previsto io ed era l'unica possibilità che aveva il Teramo per vedere ridotta la sanzione, quella della trasmissione degli atti al giudice di secondo grado, che dovrà rivalutare questa decisione ritenuta errata dal collegio di garanzia, perché considera aggravanti che di fatti non ci sono. E ora parliamo più di calcio giocato, perché domani il Teramo recupererà la gara della terza giornata di campionato a Sant'Arcangelo, appuntamento alle ore 15 allo stadio Mazzola. Questa mattina la squadra ha svolto la seduta di rifinitura al Bonolis e nel pomeriggio è partita la volta della Romagna. Non sono stati convocati lo squalificato Amadio, l'infortunato alla caviglia Cecchini, Caidi oggi ha svolto lavoro differenziato, è stato convocato ma non sarà certamente titolare. Probabile il rilancio tra i primi 11 di Paolo Antonio al posto di Palma rispetto alla gara contro il Prato e in sostituzione appunto dello squalificato Amadio. Oggi in conferenza stampa Vivarini ha parlato del mal di trasferta del Teramo, ancora a secco di punti lontano dal Bonolis, e ha detto cosa bisogna fare per cercare di sfatare questo mini tabù. Abbiamo analizzato questo fatto con la squadra e effettivamente bisogna che abbiamo un particolare importante, cioè che per ottenere il risultato fuori casa bisogna dare di più su tutti gli aspetti. Bisogna essere molto forti a livello caratteriali, perché comunque la squadra che gioca in casa è sempre proiettata a fare delle migliori prestazioni davanti al proprio pubblico. Quindi c'è bisogno veramente di una forza d'animo molto molto alta. E poi bisogna essere bravi a livello tattico, bisogna essere bravi a livello tecnico, insomma, c'è bisogno di un qualche cosa in più sotto tutti gli aspetti per riuscire a fare il risultato fuori casa. E poi c'è da dire un'altra grandissima difficoltà che nessuno mette in evidenza e nessuno analizza, cioè il fatto che noi nel mese di ottobre abbiamo fatto un'infinità di partite, stiamo facendo una partita ogni 3-4 giorni e questo non è tanto il discorso della prestazione, che può essere buona perché abbiamo fatto le prestazioni buone, le prestazioni meno buone, ma è il condizionamento sotto l'aspetto del lavoro nella squadra, sia sotto l'aspetto fisico e anche sotto l'aspetto tattico, perché come ho detto prima, dobbiamo conoscere meglio e diciamo avere quelle qualità per riuscire a servire meglio diciamo gli attaccanti che abbiamo, ma questo per ottenerlo c'è bisogno di lavoro. No? Loro più che limitare Guidoni e Divena dobbiamo limitare le loro ripartenze, perché è una squadra che gioca molto in fase difensiva e proprio per avere spazio per gli attacchi alla profondità. È una cosa che abbiamo sofferto anche sabato, e ci abbiamo lavorato proprio sotto questo aspetto qui e quindi dobbiamo proprio limitare di far giocare i loro vertici. E concludiamo parlando dell'Aquila, in particolare della visita di ieri del vicepresidente del settore giovanile scolastico della Federcalcio ed ex campione del mondo con la Nazionale Azzurra nel 2006, Simone Perrotta, accompagnato dai vertici dell'Associazione Italiana Calciatori e di CEPU, ha fatto visita al New Campus Rossoblu al fine di una collaborazione societaria. Giornata importante quella di ieri per l'Aquila Calcio, che ha ricevuto la visita del campione del mondo della nazionale italiana del 2006, Simone Perrotta, arrivato in città accompagnato da una delegazione composta tra gli altri da Stefano Ghisleni, responsabile dello Junior Camp dell'AIC e della Scuola Calcio della Sampdoria, e da Franco Fanali, direttore generale di CEPU.
L'incontro è servito per visitare il new campus di Preturo, quartier generale della nuova Accademia del Calcio della città di L'Aquila. L'ex centrocampista della Roma Perrotta, da poco eletto vicepresidente del settore giovanile scolastico della FIGC, si è detto molto soddisfatto delle nuove strutture che ospitano il settore giovanile rossoblù. Quanto è importante avere un vivaio per una squadra di Lega Pro, un serbatoio da cui attingere? Sì, ma non solo, è importantissimo, non solo per la Lega Pro. Io credo che non avendo più la disponibilità economica come magari si aveva un tempo, dove rispetto alle grandi europee il divario economico si è allargato notevolmente, credo che il settore giovanile sia un serbatoio da dove attingere e dover crescere i propri campioni. A fare gli onori di casa ci ha pensato il patron dell'Aquila Calcio, Corrado Chiodi. Come potete ben vedere, insomma, l'impegno ce n'è tantissimo, la voglia di continuare anche a fare veramente un settore giovanile importante, dove possono uscire magari in futuro chiaramente investimenti a lungo termine, anche dei ragazzi bravi che possono sì entrare nella prima squadra, ma anche in tutto il territorio nazionale. Infine, non potevano mancare le riflessioni del presidente dell'Accademia Aquilana, Fabrizio Rossi, che ai nostri microfoni snocciola un po' di numeri. La struttura è composta da due, diciamo, palazzine dove ci sono 18 appartamenti dove i ragazzi alloggiano, due per tre per stanza stanno lì con un minimo appartamento dove hanno anche la zona, diciamo, lavanderia, quindi ognuno avrà a disposizione una lavatrice per gli allenamenti e quant'altro per avere tutto, diciamo, l'abbigliamento settimanale. Poi abbiamo una parte, diciamo, della mensa dove i ragazzi insieme mangiano, usufruiscono anche dello studio, quindi hanno tutti i parti comuni dove loro possono stare durante la giornata, dove la mattina però vanno a scuola, il pomeriggio nei campi e prima di andare a cena, insomma, stanno tutti insieme. È tutto per questa terza edizione del TG6, domani la prima come sempre alle ore 14. Grazie per l'attenzione e buonanotte.